Aspetta, non ti voglio mandare via, ti saluto, però stai qui con me perché adesso, come tu sai, abbiamo anche un concorso parallelo a quello della musica, quello del body painting, sai cos'è? L'arte di dipingere sul corpo, solitamente dei corpi bellissimi di queste ragazze, quindi ci colleghiamo con Luana Scalvenzi. Ci sei, Luana? Ci sono, Stefania, io mi trovo qui a fianco della piattaforma del body painting in compagnia col secondo concorrente in gara, Marco Licato, che ha appena finito di ultimare i ritocchi sulla sua splendida modella Virginia. È davvero bellissimo, un vero e proprio autentico capolavoro. Però Marco, dici un po', qual è il titolo della tua opera? Che cosa hai voluto realizzare? Ho voluto fare un contributo a Salvador Dalí, pittore surrealista, perché è uno dei miei pittori preferiti. E ho rappresentato due quadri suoi davanti, sono entrambi dei deserti, uno con i colori molto caldi in contrapposizione, dietro invece con in un ambiente notturno con colori più freddi. Ma dici, che tecnica hai utilizzato per dipingere questa splendida ragazza? Ho utilizzato principalmente l'aerografo, anche se alcuni dettagli sono stati fatti a pennello. E per te il body painting è più un hobby o una vera e propria professione? Allora, al momento è ancora più un hobby, io di professione faccio il grafico, però ci stiamo lavorando, insomma, per farlo diventare una professione. Complimenti a Marco e alla sua splendida modella Virginia, direi che dalla piattaforma per ora è davvero tutto, quindi ciao Stefania, ci vediamo dopo ancora con il body painting. Complimenti al nostro corpo di ballo che ritroveremo più tardi e grazie a Luana per averci presentato il secondo concorrente del concorso di body painting. La nostra giuria VIP sta già lavorando, ha già materiale per poter decidere. Volevo chiedere a Barbara, chiamare dipinti queste opere è un po' riduttivo, e poi tu ti faresti mai dipingere tutto col tuo splendido corpo? Buonasera Stefania, buonasera a tutto questo meraviglioso pubblico. E per quanto riguarda questi dipinti, veramente sono rimasta ammaliata, perché un conto è dipingere su un disegno, insomma fare un disegno su tela, farlo su un foglio di carta, ma disegnare comunque dei corpi umani è sicuramente una cosa affascinante. Quando veramente faccio i miei complimenti a questi artisti che sono davvero molto molto bravi. Bravi. Grazie Barbara, grazie e buon lavoro naturalmente alla giuria. Barbara.